Salve cinefili, qui sul canale Movie Planet, io sono sempre VictorLaslo88 e oggi finalmente, grazie a questa inquadratura totale, potete vedere tutti quanti la mia gigantesca pancia da mangiatore di facoccioli, ma non fateci caso perché tanto non morde, non sempre comunque. Allora, oggi vorrei parlare di un film che inizialmente mi ero riproposto di non recensire assolutamente, perché quando sono andato a vederlo in sala ho provato all'inizio un misto di indifferenza e noia e alla fine anche un po' di rabbia. Ma poi ho pensato, perché non parlarne invece portandolo come esempio negativo di quello che non si dovrebbe mai fare quando si gira un film horror e usarlo anche come pretesto per parlare del panorama horror odierno. Il film è del 2014 per la regia di John Pogue ed è Le origini del male. Hanno tutti questi titoli altisonanti, l'altra faccia del diavolo, le origini del male, il topo assassino, basta con questa roba. Io mi chiedo, dopo anni che il panorama horror è invaso da questi filmucoli tutti uguali, che parlano tutti del male, delle possessioni, delle demoniache, tutti trattati in maniera banalissima, com'è possibile che dopo tutto questo ancora si producano film come Le origini del male? Allora, io ho visto il trailer qualche settimana fa, non mi diceva nulla, poi il titolo non aiutava perché veramente dovrebbero essere anche un minimo originali, però vabbè, quello è il meno. E poi perché io sono dell'idea che quando si può si guarda tutto, quindi sono andato in sala a vederlo e sono rimasto un po' di merda, perché veramente è la sagra della noia e della ricerca dello spavento facile. Allora, quello che io mi chiedo è, ma un horror che cosa deve fare esattamente? L'horror dovrebbe tecnicamente spaventare, però siamo anche abituati a horror che non si limitano a spaventare. Alcuni magari non fanno paura ma riescono a disgustarti, altri magari riescono a mettere in piedi una trama talmente bella che anche se effettivamente non fanno paura riescono a mantenere la tensione e ti lasciano soddisfatti nel finale. Ad esempio, un horror gotico, che poi non è proprio un horror, però si può scrivere anche quel genere, è La Madre, quello prodotto da Guillermo del Toro, che è uscito l'anno scorso. Quello secondo me era notevole dal punto di vista del genere. Certo, ha dei toni un po' fiabeschi, però diciamo che quello un po' di tensione e anche un po' di paura la mette. È sicuramente costruito con l'impianto di un film horror, poi si trasforma in qualcos'altro, ma quello è un altro discorso. Comunque sia, è un film che aveva un'idea abbastanza originale alla base e riusciva a tirarti fuori qualche emozione, per cui perché cercare per forza di spaventare quando non hai elementi per farlo? Allora, questo film è un continuo jump scare. Allora, jump scare che cos'è? Sono quegli inserimenti, no? Magari musicali, oppure l'irruzione, l'inquadratura di un elemento particolare che ti fa fare il salto sulla poltrona. Ma quella non è paura, quella, cioè nel senso, quello non serve fare un horror per fare quello, perché io magari sono lì che sto scrivendo sulla mia scrivania, arriva mio cugino dietro e io mi spavento, capito? Quello non è horror, quello non è lo spavento che vuoi vedere in un film horror. Ci possono essere, ne puoi mettere uno, ma non puoi continuamente giocare su scoppi di volume improvviso. Ad esempio, c'è questa scena in cui c'è questa frequenza, sente questa frequenza della protagonista che è in trance, ha questa frequenza in tutta la stanza, a un certo punto si sente un aumento improvviso del volume e tu fai il salto sulla sedia. Ma dopo che hai fatto il salto sulla sedia, che cosa ti rimane? Cioè, un film del genere, che cosa cazzo ti può dare? Non mi infonde nulla, cioè io esco dalla sala e me lo dimentico. Quindi perché girare un film del genere? Ma soprattutto perché aggrapparsi ancora al found footage? Dovrebbero capire a Hollywood che una volta che si è creato uno strumento per innovare un genere, utilizzarlo finché non lo esaurisci è deleterio. Cioè, il found footage, ovvero la tecnica per cui quello che lo spettatore vede sullo schermo è spacciato come reale, no? Quindi mettono dei filtri per far sembrare la ripresa come quella di una videocamera amatoriale, si cercano appunto, si usa il suono in presa diretta e così via, insomma si cerca di costruire costruire in finzione una realtà che poi di fatto non esiste. Guardate i vari Rec, ad esempio, non è hollywoodiano ma è spagnolo e ha portato poi a Quarantena e così via, perché sono i remake, perché sapete che in America non doppiano, sfruttando l'onda del successo di Rec, hanno detto magari se ne facciamo un remake noi, però hanno fatto una cosa talmente hollywoodianamente stereotipata che ha fatto cagare, sono riusciti a fare due film comunque sia. Ma vabbè, per cui
perché utilizzare ancora l'idea del fan footage? Il film non è che si è costruito tutto con questo strumento, però diciamo che ibridano riprese reali, quindi riprese classiche, cinematografiche, a momenti in cui uno dei personaggi, Brian, il protagonista, interpretato da Sam Claflin, su di lui torniamo tra poco, utilizza questa videocamera, comunque ci troviamo negli anni 70 se non sbaglio, quindi questa cinepresa proprio, e per l'appunto vediamo ogni tanto la registrazione di quelli che sono gli esperimenti su Jane, comunque sia, che è Olivia Cooke, tra l'altro, che abbiamo già visto in Bates Motel, comunque, nella serie ispirata al personaggio di Psycho, che mi pare sia finita la prima stagione pochi mesi fa, 2-3 mesi fa. Comunque sia, qual è il problema di Le origini del male? È che non vuole prendere una direzione. Allora, l'idea iniziale, quando sono andato a vedere in sala, mi sembrava comunque promettere meglio rispetto a quello che avevo sentito dal trailer, perché comunque l'idea è quella di trattare la possessione come tema, quindi come tema da film horror, però trattandolo appunto come se fosse frutto di energie psichiche dovute a un disagio mentale, in sostanza. Quindi si parla di questa ragazza che appunto Jane, che viene studiata da questo professore interpretato da Jared Harris, che è un attore molto bravo, che ricordate tutti per ruoli come il dottor James Moriarty in Sherlock Holmes Gioco di Ombre, il secondo film dedicato al famoso detective diretto da Guy Ritchie. Poi io me lo ricordo anche per il professor Ashford in Resident Evil 2, sì, non è questo film felice, però la prima volta che lo vidi fu lì, poi aveva recitato anche in Lincoln. Insomma, è un attore che pian piano sta uscendo, tardivamente, perché comunque ha già una certa età, però sta emergendo. In questo film lui è stato anche bravo, in realtà, e lui è questo professore che per appunto reclude, con la scusa dell'esperimento scientifico, sia la paziente che i collaboratori, che sono i due studenti che stanno facendo questa sorta di dottorato con lui, e il cameraman, il protagonista, che è appunto assunto solo per riprendere, per documentare, no? Per avere delle prove di quello che succederà, perché comunque l'idea è dimostrare che la malattia mentale può portare anche a un flusso di energia, quindi può anche trascendere il semplice fisico, può anche andare oltre, può trasformare quelli che vengono chiamati poi, si può trasformare in quelli che sono chiamati i fenomeni paranormali. L'idea in sé non era neanche malvagia, in realtà. Io potevo ancora capirla. Il problema è che è stata sviluppata con il foro anale, ma veramente è una cosa impressionante. Allora, la cosa che non deve mai fare un film horror è annoiare. Io ho sentito molte persone dire, ma no, quando ho scritto sulla pagina che era un brutto film, molte persone hanno detto, ma no, non è male, ho visto di peggio, ma no, non è vero, non annoia. Allora, rispetto naturalmente l'opinione personale, perché il mondo è bello, perché è vario. Io personalmente stavo morendo di sonno, ma morendo di sonno perché non posso cioè il film non può essere basato solo su, cioè, ma veramente ha uno schema fisso. Prendi la ragazza, la porti in una stanza, riprendi, salto di volume, fai il salto sulla sedia, poi la ragazza inizia a dire cose strane, la ragazza inizia a essere rapata per la possessione, poi il ragazzo inizia a provare qualcosa, quindi stacco della televideocamera, litigio tra il ragazzo e quelli che stanno facendo l'esperimento, poi il professore fa ragionare il ragazzo, va bene, ok, poi si torna nella stanza e ricomincia tutto da capo. Ma che due palle! Cioè veramente, non puoi, poi tra l'altro, non puoi costruire un film così, ma poi soprattutto non puoi dirigerlo senza brio, perché francamente io di brio non ne ho trovato. Mi sembrava interessante quando documentavano l'esperimento, quando c'era appunto la cosa della trans, però il problema è che quando poi iniziavano con i jump scare mi sono reso conto che era un modo per ovviare a un'evidentissima mancanza di idee, innanzitutto, perché la sceneggiatura, anche a livello dei dialoghi, è abbastanza stupida, anche perché poi, com'è possibile che nessuno, cioè, il punto è questo, tutti sanno cosa stanno facendo in quel posto, cosa stanno facendo alla ragazza, perché comunque quando gli studenti vanno all'università vengono attaccati da altri studenti che dicono, state facendo quella poveretta, eccetera, ma se sai che queste persone stanno facendo del male, probabilmente è una ragazza, una telefonatina alla polizia, alle autorità, no, nel senso, nessuno va mai a dire niente, nessuno va mai a fare nulla, perché all'inizio possono, perché hanno i fondi statali, quindi è un progetto approvato, poi però non lo possono far più. Questa cosa qui non mi è, non lo so, non l'ho trovato assolutamente ritmato, l'ho trovato stanco, spento. Gli interpreti sono interpreti comunque, cioè, diciamo che oltre a Jared Harris, che comunque
È un attore famoso, però sono di quei famosi che ti fa piacere trovarli, però non è che dici, cazzo, vado a vedere questo film perché c'è Jared Harris. Però ci stava che ci fosse lui. Diciamo che è il classico cast che si avvale di attori o emergenti oppure di attori magari meno, no, cioè magari di quelli che si sono fatti notare, ma che non sono le star del momento. No, sono quei film un po' a basso budget che cercano di vivere di queste paracelebrità, mettiamolo così. Però effettivamente Sam Claflin sta diventando abbastanza famoso, lo abbiamo visto nell'utilissimo ruolo del missionario di Pirati dei Caraibi oltre i confini del mondo, un ruolo che se non ci fosse stato non me ne sarei neanche accorto e non avremmo sicuramente sentito la mancanza. E poi ha fatto anche Hunger Games, La ragazza di fuoco, lui è Finnick, lì è stato diciamo anche abbastanza bravo, per cui è un attore che si sta facendo conoscere. Qui ha l'espressività di un merluzzo di quelli appesi al gancio, però vabbè, nel senso, qua nessuno dei personaggi secondo me, a parte Jared Harris, nessuno di loro ha recitato bene, neanche la ragazza Olivia Cooke, perché comunque sia, voglio dire, lei fa due cose nel film: o ti guarda con la faccia speduta o inizia a leccare la faccia protagonista perché vuole fare la rapata. Allora non riesco a capire. Poi hanno cercato di mettere una sorta di atmosfera thriller, di mettere anche dei colpi di scena, ma sono talmente, cioè sono colpi di scena basati su fatti talmente solo accennati che neanche dici oh, cioè capito. E poi oltretutto erano anche abbastanza prevedibili, diciamo che hanno voluto giocare tutto quanto sul dubbio, ovvero quello che sta succedendo è frutto della malattia mentale di Jane oppure effettivamente è in atto una possessione. Ci sono delle cose, ci sono dei momenti in cui, cioè io capisco che il professore è il professore pazzo, che ha la sua teoria, ma ci sono dei momenti in cui ci sono proprio delle presenze, le vedi, cioè c'è questa presenza a distanza di chilometri, entra in casa di una tizia per aprirgli la, cioè tra le altre cose, questa qui sta facendo il bagno, all'improvviso l'acqua diventa bollente, arriva il fumo, cioè io pensavo, cioè sembra quasi tipo che stia bruciando la casa, perché poi c'è questa metafora sull'incendio di cui non voglio spoilerare, però io sono rimasto un po' così, ma sono rimasto un po' così, perché dico, alla fine poi, cioè quando c'è tutto il finale, non si capisce ancora se sia una possessione oppure se sia effettivamente un potere paranormale, perché da quello che viene detto potrebbe anche essere, cioè cioè nel senso non arriva a un dunque, non ha un quid, ma soprattutto secondo me il finale, non voglio spoilerarlo, è veramente scontato, è scontato e mi ricorda tantissimo quello di un altro film che avevo visto in found footage, che era La stirpe del male. Anche lì La stirpe del male era un altro film di merda. Ma avete notato l'origine del male, origine del male, La stirpe del male, L'altra faccia del diavolo, l'ultimo esorcismo. Minchia, ma cioè basta cazzo. Per cui, perché c'è, cioè, tutto questo per dire che l'horror ultimamente ha bisogno di una rinfrescata. Ci sono stati film che ce l'hanno fatta, per esempio James Wan, che è una persona, cioè è una persona intelligente, è riuscito a realizzare The Conjuring, L'Evocazione, che è un film che utilizza gli stilemi dell'horror che va adesso, perché adesso non so perché c'è stato questo boom improvviso per quanto riguarda le possessioni demoniache, per quanto riguarda gli esorcismi. È un genere che tira, in effetti, e giustamente a Hollywood i produttori devono pensare anche a incassare, per cui si stanno buttando su questo tipo di filone, ma senza quasi mai riuscire a imbroccarla giusta. James Wan, che è uno che di horror ne ha visti tanti e che li sa girare, ha pensato di prendere in mano questo filone e di dare qualcosa in più. Non è che lui abbia dato qualcosa di particolarmente nuovo, ma ha giocato con gli stilemi classici, riuscendo a dare qualcosa di soddisfacente, qualcosa che è al tempo stesso nuovo perché è contemporaneo, ma che si rifà ai grandi classici del passato, come ad esempio L'Esorcista, ma anche a film magari meno datati come L'Esorcismo di Emily Rose, che comunque per il filone non era niente male. Quindi James Wan è riuscito, con un filone che ormai, in cui ormai è già stato detto tutto e anche fin troppo, a comunque arrivare a un risultato soddisfacente, così come ci è riuscito con Insidious e Insidious 2. Insidious 2 è meno bello del primo, però comunque non era male. Poi un altro horror di recente uscita, che molti hanno criticato, ma che io non ho trovato niente male, con Karen Gillan come protagonista, era Oculus. Oculus, beh, secondo me anche lì non è niente di particolarmente nuovo, ma a ritmo, cioè se paragoniamo l'originale male a Oculus, con sono dei film che poi in realtà neanche poi tanto diversi, perché comunque in Oculus non si parla propriamente di
di possessione, ma si parla di una entità paranormale, di un'entità malvagia, quindi anche qui più o meno siamo lì. Ecco, guardate come hanno costruito Oculus senza nessuna pretesa e le origini del male. Le origini del male, il problema è che sembra avere delle pretese, cioè non è costruito come filmetto e basta, è un film che ha la pretesa di trattare una tematica in maniera originale, quindi la cosa della malattia mentale, eccetera. Lo trattava anche dell'esorcismo di Emily Rose in maniera molto più realistica, si prendeva sul serio, ma ci riusciva, cioè riusciva anche lo spettatore a prendersi sul serio. Non capisco veramente come mai, cioè per quale motivo abbiano bruciato quella che poteva essere una buona occasione. Quindi che cosa ci vuole adesso per girare un film horror che possa essere soddisfacente? Secondo me ci vuole, allora, innanzitutto, allora, l'originalità serve, ma fino a un certo punto. Serve fino a un certo punto perché comunque, come ho detto prima, si è già detto tutto quello che si poteva dire su questo genere. Quindi, se non hai qualcosa, l'idea originale, state combinare quello che già c'è in maniera originale, che è diverso che avere l'idea originale, capito? Sono due cose differenti, come ha fatto appunto il già citato James Wan, ma come hanno fatto anche altri autori in passato, perché comunque ad esempio c'è un film che come idea secondo me non è male, che è Necropolis, la città dei morti, che deve uscire tra qualche settimana. Ora, quel film non è che mi ispiri particolarmente, però il regista è quello dell'altra faccia del diavolo e io ho paura, però aspettiamo a giudicare, perché l'idea non è male, l'idea di questa città sotterranea che ti confonde la mente, che usa quasi le tue paure, una specie di 1408 per quello con John Hughes, 1408, ma nelle catacombe, per cui può anche essere, ok? Può anche essere che magari venga fuori qualcosa di carino. 1408 era bella l'idea, poi è stata sfruttata un po' col culo, ma quello è un altro discorso. Però comunque questo Necropolis mi sembra puntare, mi sembra promettere bene. Il problema qual è? Il problema è purtroppo che ancora è in found footage, quindi ripeto, basta utilizzare questo cazzo di sistema, perché il found footage, non se se ne abusa è la fine veramente, neanche i REC utilizzano più il found footage e li sbagliano, perché lì forse REC era l'unico che aveva senso continuare in found footage, magari combinando le varie macchine da presa utilizzate come hanno fatto in REC 2, non lo so, però togliere tutta la parte relativa al fan footage, che vanifica anche il titolo, è stata una cazzata. Attendo Red 4, ma boh. Quindi l'horror diciamo che tendenzialmente è un po' in crisi e questo è l'origine del male, sicuramente non va a giovare al genere. Io francamente avrei preferito vedere qualcosa di un pochino più calibrato. John Pogue poi come regista non ha fatto niente praticamente famoso, ma ha sceneggiato film come Quarantena 2, per dire, La nave fantasma, cioè capite, già da qui si capisce che tipo di horror, qual è la concezione dell'horror di questo regista. Secondo me ha proprio puntato sul cavallo sbagliato, perché poi tante cose, mi piacerebbe dire beh, la regia, questo guizzo qui e questo guizzo là, ma non ha nessun guizzo, cioè per me è una regia veramente morta, è una regia che non dà niente, non aggiunge nulla ai personaggi, non è bella con le riprese tradizionali, non è bella quando è in found footage, no, poi tra le altre cose i personaggi hanno la caratterizzazione, non lo so, di una lampadina da 45 watt, fanno, cioè c'è la ragazza che è interpretata da Erin Richards, che praticamente è Chrissy, che cioè nel senso, anche questa cosa qui di mettere questa ragazza che prima si fa uno, poi si fa l'altro, a che pro? Cioè anche qui non viene mai spiegato, non si capiscono le motivazioni dei personaggi, non lo so, non mi è assolutamente piaciuto, non mi è assolutamente piaciuto perché, boh, non ci ho trovato la spinta, è quello che deve avere un horror, la spinta, e questo film non ce l'ha, cioè questo film non è neanche di quei film che rombano e sembra che debba succedere qualcosa e poi alla fine non succede nulla, no, questo non romba neanche, questo proprio parte morto e finisce peggio, cioè è un film veramente che io non me ne spiego proprio il senso. Comunque sia, questo è il mio piccolo sfogo, perché avevo bisogno di dire un paio di cose circa questi film che escono, va bene, li fanno anche uscire in periodi estivi in cui non escono film particolarmente importanti, comunque è già uscito un paio di settimane fa, quindi non lo so, non sembra che li facciano tanto per fare, ma no, a questo punto mettici l'impegno e fai qualcosa di interessante. Io vi invito a scrivere in un commento qui sotto cosa ne pensate di questo Le origini del male, se l'avete visto, se non l'avete visto, magari quando lo recuperate vi va di dare un'occhiata al video e di dire cosa ne pensate, se mai lo vedrete. Quindi io spero di non avervi annoiato troppo, noi ci vediamo al prossimo video.